Oltre 300 giocatori provenienti da 57 nazioni si confrontano in questi giorni a Acqui Terme nell'accogliente Palazzo dei Congressi per gli ambiti titoli di campioni del mondo over 50 e over 65, maschili e femminili. Ma non sono vecchie glorie un po' sfiatate, come accade in altre discipline sportive. Più di metà sono titolati, cioè abbiamo grandi maestri, maestri internazionali, maestri FIDE. Ciò vuol dire un bel livello di gioco a livello proprio mondiale. In più abbiamo anche dei giocatori che hanno stravinto dei tornei come Granda Zuniga o degli ex campioni del mondo assoluti come la nonna Kaprindashvili o Kalifman. E direi che il livello è veramente molto alto, sia negli over 50 sia negli over 65, e non per niente mandiamo anche in online 30 scacchiere elettroniche, che è un numero abbastanza considerevole rispetto alla manifestazione. Attraverso le scacchiere elettroniche le partite finiscono online, dove la comunità scacchistica internazionale segue ogni mossa, analizza le più interessanti con l'aiuto dei computer, si prepara a replicarle in altri tornei. C'è sempre da imparare dall'esperienza e in questa sala ce n'è davvero tanta, non soltanto a livello di giocatori. Organizzare un campionato del mondo non è semplice. È abbastanza difficile organizzare perché bisogna coordinare in varie lingue diverse cose, dagli arrivi ai transfer, alloggi negli alberghi. Io ho iniziato nel 94 per divertimento, così, per provare, e dopo mi è piaciuto e ho cominciato e sono andata avanti. Gli uomini giocano 11 turni e le donne meno numerose 9. Come era facile prevedere, a metà torneo i grandi maestri e i maestri internazionali occupano le prime posizioni della classifica, ma per il momento non ci sono chiari favoriti. Saranno decisive le ultime partite alla fine della settimana.